In corso da questa mattina alcune attività di polizia giudiziaria presso le sedi della News e della Motumus. Gli uomini della Digos starebbero acquisendo materiale documentale dopo aver svolto lo stesso tipo di attività nei giorni scorsi negli uffici del comune di Brindisi. Tour tutto brindisino per la senatrice del PD Finocchiaro per rinforzare la campagna elettorale del Partito Democratico in vista dell'appuntamento del 24 e 25 febbraio prossimi. Presso il circolo del PD in via Conserva si è svolta una conferenza stampa, mentre in mattinata la senatrice Finocchiaro si è recata presso il mercato settimanale di Sant'Elia, accompagnata tra gli altri dal sindaco Mimmo Gonzales, dal senatore Salvatore Tomaselli e dai segretari provinciali e cittadino del PD, Corrado Tarantino ed Antonio Elefante. Ieri intanto, presso l'ex Cinema Eden, Giorgia Meloni, leader del Movimento Fratelli d'Italia, ha partecipato ad un incontro pubblico alla presenza dei due candidati brindisini alla Camera e al Senato, Michele Saccomanno e Massimo Ciullo. Fratelli d'Italia ha ribadito la Meloni è un piccolo movimento ma che nasce dall'esigenza di rinnovare quel centrodestra che in questi anni ha generato un diffuso malcontento e quindi ha abbracciare tutta quella parte di elettorato, per così dire, delusa. Una risposta quindi alternativa sicuramente al centro-sinistra, ma anche un nuovo progetto politico che all'interno della coalizione di centrodestra intende imporsi con idee e programmi che rispondano in concreto alle esigenze dei cittadini. Il senatore Salvatore Tomaselli, candidato al Senato per il PD, ha incontrato ieri il direttivo del circolo di Legambiente di Brindisi. Temi al centro dell'incontro sono stati il futuro assetto del polo energetico brindisino e la necessaria significativa diminuzione dell'uso dei combustibili fossili, il controllo e monitoraggio delle emissioni, lo sblocco nella gestione dell'area SIN e conseguenti bonifiche, ma anche la riqualificazione urbana e la difesa del territorio in relazione all'adozione del PUG. Il PD, ha ribadito il senatore Tomaselli, non ritiene sostenibile alcun nuovo investimento nel settore industriale che comporti un aggravio del carico ambientale su una città già segnata dalla presenza di numerosi impianti invasivi per i quali bisogna anzi perseguire un graduale ma necessario abbattimento dei fattori inquinanti. A proposito del SIN, ha ricordato che a seguito della disponibilità acquisita nei mesi scorsi dal ministro Clini ci sono le condizioni, da un lato, per un rapido sblocco di una parte di aree nella zona industriale di Brindisi riconosciute non inquinate e dall'altro per conseguire la sottoscrizione di un nuovo accordo di programma per l'area SIN di Brindisi. Per quanto riguarda il PUG, il senatore Tomaselli ha ricordato l'impegno del PD affinché tale strumento possa guardare organicamente, in modo integrato, all'intero territorio cittadino e non solo all'area urbana. Oggi il sindaco Gonzales incontrerà i segretari dei partiti per avere le indicazioni su come operare per la nuova giunta comunale. Temporalmente prima ci sarà l'azzeramento e poi domani la nascita del nuovo esecutivo. Come noto, le novità saranno rappresentate da un assessore dell'UDC che sostituirà la Baldassar, probabilmente o Pagliara o Iaia. Poi per il Centro Democratico l'assessore Cannaliere verrà sostituito molto probabilmente da Miglietta. La delega di vice sindaco verrà attribuita ad Enzo Ecclesie, riconfermato assessore dal proprio gruppo. Per gli altri, tutte conferme nelle rispettive deleghe. Anteprima nazionale a Brindisi del film Taglionetto del regista Federico Rizzo, che tra l'altro è già pronto con l'uscita nei prossimi mesi di un altro suo lavoro, Il ragioniere della mafia, film molto atteso. Taglionetto invece approda nelle sale del Maxi Cinema Andromeda con il suo cast domani, venerdì 8 febbraio. Tre le proiezioni programmate, alle 18.30, alle 20.15 e alle 22.15. Si tratta di un thriller psicologico ambientato in un tranquillo paesino del sud Italia. È un'opera ricca di suspense, è stato girato interamente in Puglia e in particolare nel Salento, che è stato uno straordinario set naturale, come straordinario è stato il rapporto instaurato con gli attori a partire da Nino Frassica nei panni di un commissario che deve indagare su una serie di delitti e che in questo film vediamo in un'altra veste, che non è quella del comico. Nelle vesti invece di psicologa c'è Dorotea Mercuri, un'attrice italo-greca molto
sembrava già conosciuta sul piccolo e grande schermo per la pubblicità come testimonial del Campari Soda. Protagonista maschile sarà il giovane Giulio Forges d'Avanzati, che nonostante la sua giovane età ha già lavorato in tantissimi film per il cinema e la televisione. Torna a Milano la finale di Coppa Italia di basket, la Beko Final 8 2013, organizzata da Lega Basket RCS Sport, si giocherà al Forum di Assago dal 7 al 10 febbraio. L'atteso evento, dopo le edizioni 2010-2011 e 2011-2012 svoltesi a Torino, vedrà impegnate sul parquet del Mediolanum Forum le 8 squadre con il miglior piazzamento al termine del girone d'andata del campionato in corso, ovvero Varese, Sassari, Siena, Cantù, Roma, Reggio Emilia e nel Brindisi e Milano. I primi due quarti di finale vedranno affrontarsi Cantù e Roma, seguite da Varese e Milano. Venerdì 8 sarà la volta di Sassari-Brindisi e Siena-Reggio Emilia. Sabato 9 le semifinali e domenica 10 la finalissima alle ore 17. Ieri presso il Pala Pentastulia si è svolta la conferenza stampa di presentazione della divisa che l'Enel Basket Brindisi indosserà nella competizione.